Amici di Jits China, siamo sempre qui allo stand di ZTE in compagnia di ZTE Axon Max, un dispositivo con ben 6 pollici di schermo a disposizione e non sappiamo però se purtroppo arriverà mai nel nostro paese. Andiamo a scoprirlo più da vicino nel nostro hands-on. Ed eccolo dunque più da vicino lo ZTE Axon Max, un dispositivo che spicca all'occhio per la sua diagonale di schermo da ben 6 pollici, un display Full HD, un pannello Super AMOLED che davvero è piacevole da guardare con questi colori veramente brillanti, nonostante le condizioni di luce non siano delle migliori, i colori postati su questo pannello sembrano essere di una qualità impeccabile. Il dispositivo monta a bordo l'ultimo processore di Snapdragon, il 617, una CPU octa-core. Abbiamo poi a disposizione 3 GB di memoria RAM per 32 GB di storage interno, espandibile però fino a 128 GB tramite microSD, che tra l'altro è inseribile nella parte laterale sinistra del dispositivo insieme alla SIM in formato nano. Nella parte laterale abbiamo invece poi il bilanciere per la regolazione del volume, tasto di accensione, blocco e spegnimento. Nella parte inferiore microfono principale, connettore USB Type-C per la ricarica del device. Nella parte frontale LED di notifica, capsula auricolare, poi vari sensori per la regolazione automatica della luminosità e sensore di prossimità, oltre che la camera anteriore da ben 13 megapixel. Nella parte posteriore abbiamo poi una camera da 16 megapixel, la quale è sponsorizzata per un fuoco veloce di circa 0.1 secondi, per cui da provare sicuramente questo aspetto. Magari proviamo al volo ad aprire la fotocamera per vedere se effettivamente le specifiche della messa a fuoco sono così rilevanti. Effettivamente sembra essere abbastanza veloce nella messa a fuoco, ma comunque troppo presto per dare dei giudizi relativamente a questo aspetto. La fotocamera sempre ha una apertura focale pari a 1 f1.9, il flash LED è presente qui nella parte posteriore e abbiamo anche un fingerprint scanner per appunto le impronte digitali utili a sbloccare il dispositivo. Il dispositivo è costruito interamente in metallo con queste due bande in plastica nella parte superiore, con una texture che somiglia molto alla pelle, con questo effetto cuciture che però effettivamente non sono delle cuciture vere e proprie, ma come vi dicevo è una texture in plastica. Nella parte superiore invece abbiamo poi il microfono per la riduzione dei rumori ambientali e il jack da 3.5 per le cuffie. A livello di batteria ci troviamo di fronte ad una 4140 mAh che tra l'altro supporta il Quick Charge 2.0 di Qualcomm. È un dispositivo che è davvero impeccabile sul punto di vista costruttivo, ma purtroppo a livello software, a quanto abbiamo potuto vedere in questa piccola anteprima, abbiamo potuto notare anche che sono presenti solamente l'inglese e il cinese come lingue standard, il che ci lascia presupporre che il dispositivo probabilmente non arriverà mai nel nostro paese. Siamo fiduciosi di poter provare comunque questo device nelle prossime settimane, anche per potervi dare un giudizio più approfondito e migliore su questo device. Da Barcellona del Mobile World Congress è tutto, un saluto da Nicola.